Bentornati qua ragazzi, come sempre sul mio canale YouTube, raga, come state? Come sempre ragazzi, prima di iniziare il gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione se volete potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati ragazzi, ovviamente dai miei link di Instant Gaming, ovviamente trovate il link giù sotto. In descrizione anche trovate i miei social, come ad esempio TikTok, Twitch e Discord. Quindi se vi va di passare anche là, passate se volete. Oggi cosa si fa? Sicuramente poi lo vedrete dalla copertina. Beh, innanzitutto vorrei oggi, per fare un po' qualcosa di diverso, acquistare animali. Allora, ho messo qui il trattore perché lo volevo riparare un attimino. E vabbè. Allora, lo accendiamo. Ok, i nostri amici Black Eyes fanno sempre mod super tunzi. Allora, mi faccio spawnare qui, ragazzi, per mia comodità e per motivi di tempo, logicamente. Come si chiama il discorso animali? Dove sta? Animali, trasporto animali. Per fare una cosa realistica, vorrei prendere questo per andare a prendere gli animali. Così almeno evitiamo di farle comprare da là. Quindi, allora, lo noleggio. Ok, lo noleggio per 8.000 euro. Quindi noleggia. Ok, allora vai. E poi ci faccio la copertina house. Ok. Ok, vai così. Allora, perfetto. Sto trovando, ragazzi, una mappa per il multiplayer, ma al momento non ce n'è mazza. Pensavo di portare la mini Brunn. Non lo so, ditemi un po' voi, la vostra, se per caso volete la mini Brunn, anche se la sta portando Nick, però non c'è al momento molta roba. Allora, dov'è? Molino Valle Sale? Dov'è il coso mercante bestiame? Eccolo qua. Sì, perché io non mi ricordo la strada, quindi ah, ci devo restituire a noleggio l'imballatrice che ho provato nello scorso gameplay, che magari vi lascerò nel box informativo nella i, così almeno l'andate a vedere se ancora per caso non l'avete vista, perché anche lì ho visto un brutto risultato che non, meglio che non ve lo dica, ma cioè ci siamo capiti più o meno, ecco, insomma. Però vabbè, se non fa niente, tanto io mi diverto a fare i video, intanto che buttiamoci i paletti, hashtag paletti, visto che in ogni video dico sempre gli hashtag perché sono sempre carini da dire, insomma, sempre un modo per intrattenere la gente, insomma. Adesso vediamo se ci va il mercante di bestiame. Sì, beh, qua dietro alla fine. Ok, perfetto, ragazzi, dai. Molto, molto bene. Quindi direi che, ma più che bene, andiamo a prendere sti animalozzi, ste pecore. Ovviamente ci faremo un piccolo debito, perché con soldi non è che con 12.000 euro non penso che ci compriamo tante pecore. Ma adesso vediamo finché ce la facciamo, perché comunque le pecore anche aiutano a fare soldi, visto che ne abbiamo bisogno. E così possiamo anche investire sui pannelli solari, eccetera, eccetera. Allora, qua lo porto io, perché visto che l'operaio è rimbambito qua. Anzi, mi sa che lo devo mettere proprio qua, vero? Vediamo un po'. Ok, lo metto sul trigger. Ok, intanto ammiriamo anche il Same Silver, ragazzi. Ok, e dove sta? Pecore, eccole qua. Facciamo un misto fino a dove riusciamo, però costano, Prendiamo quelle da 200, ne prendiamo tipo una decina, vediamo se ce la facciamo con i soldi. Compra. Ok. E vedo dove. Ah, sono qua dentro. Perfetto, ragazzi. Bello, bello, bello. Adesso le andiamo a scaricare in farm. Ok. Farm production, no, farm production, no, silos farm. Ok, ritornami in silos farm, vediamo se l'operaio ci va dritto, ma teoricamente lo dobbiamo andare. Intanto guardiamo anche le pecorelle qui che stanno all'aperto, ma qua non si chiude, no. Pagamento salari meno 36 euro. Beh, sarà sicuramente l'autodrive che va in giro qui, che consuma soldi, ovviamente. Ovviamente buon inizio settimana a tutti, ragazzi, visto che la settimana è iniziata da poco. Quindi buon inizio settimana a voi, perché penso che esca domani questo video, anche se oggi non volevo registrare, perché per me è domenica, però alla fine non avevo nulla da fare, ma alla fine ho deciso che ho registrato comunque, così tanto per. Va un po' piano sto autodrive, eh? Vabbè, va, ci vado io perché mi ha già rotto tre quarti. Vai, ci vado io, perché il tempo vola via purtroppo.
Poi ragazzi, volevo configurare questo trattore e metterci le forche davanti, così almeno do da mangiare realistico senza l'uso della superforza, perché è un po' bruttino usare la superforza per dare le balle alle pecore. Quindi penso di usare appunto la forca, che teoricamente ho anche messo la mod CSZ, che è una mod per tutti, per console, per PC. Oh, frena, mannaggia, anche qui al ciuccio. Ok, intanto qua bella l'entrata qua, ragazzi. Questa entrata qua è un'entrata che mi piace di più che la che ho fatto. Poi per il resto, sì, dai, c'è ancora un po' da sistemare, però diciamo che per ora può bastare. Se voi comunque avete qualche consiglio o cose, fatemi sapere. Comunque l'influenza pian piano se ne sta andando, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, ma pian piano se ne va. Allora, intanto qua ammiriamo anche qua la nostra stradina. Ok, retromarcia, retrofront. Ok, in teoria basta che mi metta qua e scarichi tutto. Andiamo. Ok, seleziona, sposta nel recinto. Sì, ok, perfetto. A dire la verità ce ne starebbero altre 15, ma per ora ragazzi utilizziamo queste qua perché con soldi non è che stiamo messi tanto bene. Allora, restituisco questo. Restituisco il trasporto animali che adesso non mi serve più. Ok, adesso raga, mi vado a fare una piccola modifica qua, visto che ho messo un trigger anche qui. Qui ragazzi ho messo anche il WC chimico, che così tanto per abbellimento alla fine, cioè non viene usato, però giusto per abbellimento. Allora, configura. Dov'è che abbiamo qua gli agganci frontali? Conferma, 1000 euro addirittura. Vabbè, non importa. Ok, allora accendi il motore. Ok, ogni volta cerco di stare zitto quando che si accende il motore qua di sto trattore, perché vorrei farvi sentire sound. Mi faccio spawnare qui, ragazzi, per comodità, le forche. Eccole qua, caricatori frontali. Ci compriamo questo, però vorrei comprare dello stesso Massey Ferguson. Vediamo se è rosso uguale, però se no, vabbè. Allora, ok, compra 7000 euro. Ok, così le compriamo per una volta. Mi faccio un piccolo debito, ragazzi. Salviamo il contenuto che non si sa mai. Allora, quindi chiedi, chiedi, chiedi. Facciamo un 20.000 euro di debito che vanno più che bene. Ok. Adesso mi aggancio qui con le forche, no? Così do anche un senso di realismo a questa serie. E poi mi dite, non fai le cose realistiche qua e là, quindi cerco di farle un po' realistiche. Ok, intanto ammiriamo anche il pandan del trattore. Poi andiamo su combinazioni e vorrei prendermi le CSZ, se l'ho messa, eccole qua le CSZ. Allora, come forti direi per balle e rotopresse, ok. Centro, mettiamo anche questo. Compra e compra. Ok, vabbè, non ho visto le configurazioni, ma penso che va bene così. Allora, ovviamente se voi avete qualche suggerimento fatemelo sapere, ragazzi. Ok, intanto mi attacco qui. Ok, adesso vediamo se vogliono fieno d'erba, perché non mi ricordo sinceramente. Vogliono anche acqua. Ok, seleziona, no, si fa da qua, si vede, perdon, si va da qui. Ok, vogliono capacità totale, non me lo dice, produttività, erba, solo erba. Ok, perfetto, non è un problema, erba ne abbiamo lì di balle. Ok, ragazzi, dai, facciamo questa piccola operazione, cioè nel senso che diamo da mangiare alle pecore. Ok, ma non me l'aggancia in automatico, scusa. Dovrebbe inserirmelo in automatico. Ah, perché forse ho capito. Datemi un attimo. Vediamo un attimo. Ok, vediamo se così ho capito il discorso. Ok. Mi sa che non sono queste, eh. Mi sa di no. Mi sa che queste non vanno bene. Vediamo se faccio. Ah, con la B. Con la B mi si carica in automatico, perfetto, raga. Perfetto, ottimo. Quasi quasi, raga, faccio un piccolo taglio. Ok, ragazzi, allora, mi avvicino qui, F1.
B, vediamo. Funzione operativa, vediamo in teoria me la dovrebbe sganciare. Come si sgancia? Suono i clacson, vabbè, qua sono le solite configurazioni, ma manca una cosa. Comunque, scusate un attimo, perché ho fatto la copertina, mi sono accorto adesso che manca questo. Com'è che si sgancia sto coso? Posizione operativa e poi... Mi sa che le vuole sfuse, vediamo, proviamo un attimo a fare una prova con la super forza, che intanto la appoggio qui, direi. Allora, scendo dal trattore. Ok. Ce l'ho attiva la super forza? No, l'attivo adesso. No, in realtà era già attiva, ma vado a prenderla un attimo sfusa da qui, perché non capisco se la vuole sfusa oppure no. Nel caso poi vedo come funziona il discorso lì. Vediamo. Vedete che la voleva anche cosa, ma allora non capisco come si staccano le balle da lì. Vediamo un attimo. Comunque penso di prendermi un altro trattore, sempre marca Same Silver o Fiat, tanto per cambiare, se no sono sempre dei nostri amici Black Eyes. Però tanto per cambiare. Ah, con la Y si staccava. Ok, vabbè, le lascio qua con la Y, raga. Almeno vanno giù poi mandando avanti il tempo. Allora, qua nascono le cose, quindi devo parcheggiare un attimino ste cose per andare a prendermi la botte d'acqua, che quasi quasi la compro anche, perché almeno ce l'abbiamo sempre qua vicino, senza andare a fare chilometri ogni volta, fare avanti e indietro. Quasi quasi. Allora, questo me lo stacco. Vediamo con la G, con la Q. Ok, con la G, con la Q. Allora, mi faccio mettere qui, come si chiama? Costruzioni. Dove sta? Dove sta? Avete capito cosa vorrei mettere, vero ragazzi? Eccolo qua. Lo metto... Dove lo metto? Lo metto qua, così che qua c'è il largo, c'è anche il cerbiatto, lo metto qua. Ok, lo metto qui così, oppure... Vediamo un po', lo metto qua, dai. Qua è più bello. Area vietata, perché? Area vietata, pronto. Vabbè, lo metto qua, va. Buonanotte. Ok, uno. E uno, due, dove sta? Dove sta? Trasporto animali? No. Non trovo la botte, mannaggia. Faccio un piccolo taglio. Ok, trovate la botte. Sta in animali e io sono fatto, quindi vabbè, mi dissocio da ogni fatto. No, 9.000 euro, però non c'è quella dell'Universal Tank. Mannaggia che non c'è. Vabbè, mi compro questa, poi inserisco la mod Universal Tank, raga. Così almeno è più carina da vedere, anche oltretutto. Allora, teoricamente quel rubinetto non pago l'acqua perché è come quello che ho di là, quindi non pago l'acqua. Ok, dai, allora agganciamo il tutto, attaccami il tutto quanto. Ok, ragazzi, mi raccomando, supportate la serie con un bel pollicione in su. Mi raccomando, ragazzi, che ci tengo. Ok, intanto qua si abbassa, ma è una novità che si abbassa la cosa qui. Non lo so, fatemi sapere voi, perché per me sembra una novità. Allora, vediamo se riesco. Dove vado con il trattore? Su per la rete? Sì, buonanotte. Hashtag buonanotte, ne ho combinata una. Ecco, a posto. Allora, vai così. Ok, ragazzi. Poi probabilmente questo uscirà anche su TikTok domani. Così mi porto avanti anche con TikTok. Allora, ok, scaricami tutto, raga. Perfetto, ragazzi. Allora, i gameplay per il momento termina qui, perché vedo che purtroppo il tempo vola via. Come sempre, voi se avete consigli da darmi, fatemi sapere, non esitate a commentare. Con questa bellissima inquadratura, ragazzi, ci salutiamo e vi do l'appuntamento in un prossimo gameplay. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione su. E detto questo, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, ciao ciao.